Ci siamo, sta per accendersi la magia del Natale anche qui a Fano e vi aspettiamo tutti sabato 25 dalle ore 17 con l'apertura del villaggio di Natale al Pincio con i mercatini, con tanto artigianato, con tanti prodotti locali, con tutte le delizie, con tutte le prelibatezze del territorio presenti. Anche per i più piccoli ci saranno degli spazi dedicati con Babbo Natale, la renna, i suoi elfi, si potrà scrivere la letterina e quant'altro. Poi andremo tutti domenica 26 alle ore 18 in piazza per l'evento dell'accensione del bellissimo albero che è già stato posizionato in piazza. Vi aspettiamo tutti e seguiteci sulla pagina ufficiale del Natale Più di Fano su Facebook. Sabato 25 alle ore 17.30 inaugureremo uno degli spazi più suggestivi della città e uno degli spazi più suggestivi di questo Natale. Parliamo della Chiesa di San Francesco, parliamo del progetto che abbiamo chiamato Light Design San Francesco. Sarà una magica proiezione, quindi luci, colori, suoni, uno spettacolo di circa 10 minuti che racconterà questo luogo magico, senza tetto, uno dei luoghi più fotografati della nostra città. Le proiezioni racconteranno la sua storia, la storia del periodo malatestiano, la storia delle tombe di Pandolfo III Malatesta e di Paola Bianca che sono proprio lì davanti a questa chiesa. Insomma, un modo per raccontare la nostra storia con un progetto veramente emozionante. E poi alle ore 18, sempre sabato 25, la pista di pattinaggio aprirà appunto per tutto il periodo natalizio, starà aperto fino alla Befana e sarà un modo anche per regalare un bel Natale anche ai nostri giovani, ai bambini che vogliono un attimino divertirsi nel nostro centro storico, che a questo punto aprirà le porte a tutti, il marchettino di Natale o lo shopping per le famiglie, la pista del ghiaccio per i giovani, i luoghi della cultura per chi ama questo, insomma, bel mondo, insomma veramente un Natale adatto a tutti. Quindi ne approfitto per dirvi che vi aspettiamo tutti sabato 25 ore 17.30 all'inaugurazione del Light Design e poi domenica 26 ore 18 per l'inaugurazione del Natale di Fano.